Ho Oh capito, ma... cazzo, che cos'è? Che cos'è quella roba? Cos'è? Oh cazzo! Let's play. Ciao a tutti, Squali e Pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio della Terra Firma Craft. O meglio, siamo sul modpack Terra Firma Punk, che è un modpack FTB basato sulla Terra Firma Craft. È una mod che rende Minecraft veramente, veramente complicato. Però, aggiungo, scusate se sono così, ma cioè, mentre sto parlando, perché c'hai una anvil sullo stomaco? Cioè, ti sta proprio sullo stomaco, eh. Comunque, ho letto nei vostri commenti che, insomma, siete stati contenti di Alexander Dario. L'avevo chiamato anche oggi, dovevamo vederci, ma c'è stato un piccolo imprevisto, quindi non siamo più riusciti ad incontrarci. In ogni caso, non perdiamoci d'animo, andremo avanti lo stesso. Io off camera ho prodotto i miei 5 pig iron ingot. Dammeli qua, non farli sparire. Ho prodotto anche 8 wrought iron sheet e c'ho altri 8 lingotti di wrought iron, vi farò vedere perché. Vabbè, dal titolo forse l'avete capito. Comunque, prima di procedere oltre, vorrei fare sto benedetto hopper, cioè, signori miei. Ma vorrei chiedere a tutti voi il supporto per Master Cooler. Aspettate che controllo il nome. No, ma non è Master Cooler, che sarebbe Cooler Master, ma è Masterly Quote 13. Ragazzi, quello che c'ha su YouTube la faccia da Griffin, quello lì che scrive sempre sotto i video, quello che mette mi piace sempre. Insomma, quest'anno ha iniziato le scuole superiori e aiutiamolo, cioè chiedo l'aiuto di tutti i squali e pesciolini, come gli ho scritto su YouTube, l'avrei fatto e lo sto facendo. Mandiamogli un piccolo pensiero in modo che lui riesca a prendere un voto maggiore di 7, così per Natale dovrebbe avere il computer nuovo. Deo gratias, dai Masterly, siamo tutti con te, il tuo nome dovrebbe essere Fading Wall. Comunque, in ogni caso, sei tu. Ti ho detto che l'avrei fatto e insomma l'ho fatto. Allora, prima di procedere, io vorrei craftare un hopper, che ce li abbiamo finalmente sti pig iron. Ci ho messo una vita e mezzo più altre 3 vite di schiavi e quindi li facciamo. Però mi serve prima una chest. Vediamo, una di queste è vuota. Sì, benissimo, mi fotto una di queste all'istante. Purtroppo le olive, ragazzi, sono andate a male. Essendo andati a male, io non posso fare l'olio d'oliva. Quindi sto benedetto olio d'oliva non si può fare. Però io intanto faccio l'hopper. No. Allora, hopper, come cazzo funzioni? Ah già, è vero, devo fare 2 pig iron double sheets. È vero, scusate. Allora facciamo subito li pig iron, dai, questo coso qua. Mettiamo la chest qui. La forge era già accesa. La brace accesa. Perché c'ho un lingotto? No. Allora, i pig iron me ne bastano 4. Perché i double sheets, gli sheets normali si fanno con 2 lingotti per ognuno. Questi si dovrebbero riscaldare. Sì, si stanno riscaldando. Altra cosa che voglio verificare, il pig iron di che tier è? Vediamo subito. Ci bastava la nostra anvil di bronzo, quella che ho riposto qua dietro. La madonna, addirittura. Quindi è un tier 2 sufficiente. Però ragazzi, io ho fatto quella di ferro, sì, ne ho farmato parecchio, perché mi serve per fare i prossimi oggetti, che saranno molto 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 carini. Quindi rimanete appiccicate allo schermo che vado a fare questi shit. Quindi datemi un po' di tempo finché si riscaldano e ci vediamo tra poco. Ragazzi, ve lo dico in tutta onestà, lavorare con il pig iron e con il ferro è molto molto utile, perché cioè è facile, perché è vero che raggiunge temperature molto alte, quindi questo ci aiuta anche nel fatto che non dobbiamo per forza perdere un sacco di tempo per rifare le cose, ragazzi, cioè in maniera banale.
Ok, due, un attimo, mi devo impegnare. È finito il martelletto, dannazione. Sì, cioè non serve doverli riscaldare 10.000 volte perché assorbono tanto calore, quindi facilmente si riescono a fare. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2. Che cazzo. Poi vabbè, io sono pirla perché ho i martelli scrausi, ma questo è un problema mio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Sto facendo il pirla. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, ragazzi, porca miseria. Allora, partiamo da qua. 1. E siamo pari, quindi devo andare 3 indietro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Non basta. 1. No, porco. Ok, come non detto. Vabbè, perché sono un nabbo io. Ah, è entrato qualcuno. E Alexander Dario, signore e signori, in diretta. Alexander Dario. Sal salut. Ciao, ce l'ho fatta, eh? Sì, aspetta, stop il video, ragazzi, perché forse lo sentite basso. Dobbiamo regolare i volumi, eh. Arrivo. Ed eccoci qua, ragazzi, di nuovo. Qui sulla terraferma Craft, questo non è l'intro del video, ma abbiamo il nostro amico Ippopparo. A proposito, Sono arrivato in corsa. sì, è Ero un po' in arrivato. ritardo, purtroppo la vita normale a volte ti trattiene. Certo, apprezzo comunque molto il fatto, e lo dico pubblicamente, che nonostante avevamo preso appuntamento ad un altro orario, lui comunque abbia fatto di tutto per esserci. Quindi grazie di questo, Alexander Anzi, Dario è un Francesco. piacere. Non so come chiamarlo. Chiamami Francesco, Alex, chiamami come ti pare. Ok, come mi viene. Comunque, non ho chiesto, ma ti è piaciuta l'idea dell'amico Ippopparo? Ma perché Ippopparo poi me lo devi Guarda, spiegare? c'hai la felpa! C'hai la felpa di Ah, lo so. Minecraft! Mi sembravi un po' yo-yo Ippo. Non sapevo come chiamarti, ho detto ok, amico Ippopparo. Vabbè, magari ragazzi è un fighettino della Madonna, non lo so, magari sta sempre in giacca e cravatta. No. Abbo la giacca e la cravatta. Ah, ok, benissimo. Allora, ragazzi, che cosa abbiamo alla fine deciso di fare? Per quanto riguarda gli hopper. Non è cosa, ragazzi, basta. Lascia Cioè, non perdere, lascia chiedetemeli, perdere. basta, non li faccio perché ci voglio il double, cazzi e mazzi, quindi non li faccio. Però abbiamo deciso di andare in dungeon, che era il progetto iniziale, ma con una tecnica molto particolare che ora vi illustrerà Alex. Semplicemente ci buttiamo in una delle torri di quelle che sono sparse per la mappa e che al loro interno, scendendo nelle profondità della terra, si trovano dei labirinti abbastanza ricchi No, di aspetta, casse piene aspetta, di Alex, roba. scusa, non si sentiva. Ti metto il microfono. No, non mi dire. Vai, vai, E parla. comunque in quelle casse molto spesso, se siamo fortunati, ci si trova un sacco di ben di Dio incantato, dalle armi alle armature. Io me le sono fatte tutte così nella mia serie, quindi onde evitare che mamma sprechi altro materiale per farsi un'armatura, conviene fare in quel modo, così aggiriamo il problema alla radice. Cioè, ragazzi, ma lo vorreste tutti? Un socio che sta pure attento alle scorte di materiali? Cioè, ma vi rendete conto? Mi vi rendete conto? Cioè, è una cosa assurda. Allora, però, tutto questo, quindi questa sarebbe la tecnica, la rinominiamo, la tecnica CDC. Sarebbe a cazzo di cane. Questa Un tecnica. po' YOLO in effetti. Sì. Oh, c'è uno che ha scritto sotto i video che si chiama YOLO su YouTube. Però non so se significa quello che intendiamo noi, ma va bene. Per essere un pochino più, diciamo, protetti, ma giusto all'inizio, giusto perché vogliamo arrivare almeno alla prima cassa, non so che cosa troveremo lì dentro, ci faremo delle alabarde di iron, anche perché ho fatto la anvil di iron, ragazzi, in qualche modo la devo sfruttare. Cioè, questo qui arriva e dice fai le armature gratis, porca miseria, io ho Se fatto la anvil, cioè. arrivavo prima ti risparmiavo di fare sta cosa. Ecco, quindi sfrutteremo questa anvil e faremo le alabarde di iron, che saranno Però anche dai, fighe. guarda il lato positivo. Quando avrai lo steel potrai lavorarlo. Avrai già l'anvil pronta, non devi più preoccupartene.
Perché lo steel si può lavorare sull'iron? Eh sì, come il brute iron puoi lavorarlo su quella di bronzo, dovresti poter lavorare quello di steel su quella di iron. In realtà il wrought iron non lo puoi lavorare su quello di bronzo. Come no? Da 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 da! Doppi lingotti? No, io parlo fino ai doppi lingotti e quelle cose lì. Allora, in teoria, allora c'è lo steel normale che è un tier 4. E il black steel che è un tier 5. Blue e red. Black steel, tu sei già troppo avanti. No, lo steel è un tier 4. Quindi lo puoi lavorare solo sullo steel. Perché il wrought iron ti fa lavorare fino al tier 3. E quindi il pig iron forse puoi lavorare. Pig iron sì, sul bronzo. Quello sì, quello sì. Ok. Però allora, quindi non c'è un aspetto positivo. Mi sbagliavo io, quindi siamo messi ancora peggio. Okay. Tu sei già troppo avanti. Guarda che ce n'è di strada da fare. Dai, ora ti regalo delle armature. Ragazzi, non fate come fa lui, che va a prendere le armature e non le scioglie. Cioè, io non lo so, è la prima cosa che mi è venuta in mente. Sciogli le armature, trova i modi per fottere questo sistema, porca miseria. Comunque, craftiamoli alla barda e ci vediamo tra poco. Allora, ragazzi, ho creato i doppi lingotti. Speriamo che non sia troppo complicato produrre ste asce. Allora, bisogna andare un bend, un punch e un hit. Quindi bend, punch e hit, nell'ordine. Quindi ora cerchiamo di... A posto, li abbiamo bilanciati. Allora, quindi bend, punch e hit. Quindi devo andare avanti. Sì, ma l'ordine ha... Ah no, prima hit, poi bend e punch. Va bene. Allora, cerchiamo di bilanciare questi. L'ultimo è bend, sì. Uno e due indietro. Poi abbiamo hit, punch e bend. Oh mio Dio, il primo colpo! Non ci posso credere. No, ragazzi, I'm a fucking genius. Ragazzi, avete visto che le mie tecniche funzionano? Allora, uno e due. Hit, punch, bend. Madonna mia, madonna. Questo è un altro livello. Il primo colpo così. Che miseria. Dove cazzo stanno gli sticchetti? No, non ci posso credere neanch'io. Ragazzi, GG, voglio un like solo per questo. Cioè, solo per questo. Complimenti, anzi, se vieni a farle anche nella tua serie, guarda. Te, pigliati questo. Ok, allora, io ho un teleport dove possiamo andare, perché sono sicuro che lì c'è sta cosa che dici tu, se ho capito bene. Allora... Proviamo. Dove ho la casa dei giganti, vicino ci dovrebbe essere una di queste torri. Vediamo fin dove riusciremo ad andare in profondità, ragazzi. Allora, vai, mandami TP. Adesso preparati per un quarto d'ora di scale a chiocciole. Ok, ragazzi, allora, abbiamo trovato la torre, mi ha confermato che è quella. Dobbiamo fare un quarto d'ora di scale a chiocciola? Sì, sì, preparati. Si prenderà... Oh, cazzo, arriva un boss. Cioè, un mostriciattolo. Una schifezzola. Vabbè, ma noi entriamo di qua. Entriamo, sì, sì. Hai un... Oddio, però se usi la torcia... Che succede? Laggerà un po', magari. In che senso? Ah, scendere. Prova... a scendere, però... Perché la luce dinamica delle torce è un po'... Un po' una merda. Sì, ragazzi, scendo giù. Taglio il pezzo, però... perché sennò ecco, lo vedete laggare. Il problema è che senza torcia non si vede molto. Arriviamo giù e accendo le torce. Eccolo. C'hai un amichetto intorno. Ma ecco, sono... giusto, potevamo piazzarle le torce. Sì. Se ne avevi, io ce non ne ho, se ne hai. Ce ne ho 21. Dai, allora, qualcosa la piazzo. Cosa sono questi? Sto tratto non so. Basalt with outline, figo. Bon, siamo arrivati al primo livello del labirinto. Ecco, dobbiamo cercare di non cadere. White cheddar outline. Ok, qua ci sono dei... Ah, bene, queste già si possono sciogliere. A questo livello ci sono spawner di tauri, di ragni e, se ricordo bene, di red cap, quelli che ti danno il coal quando li ammazzi. Allora, la cosa che trovo molto utile è il cancello. Io rubo tutto, scusa. Niente. Ok, perché queste si dovrebbero... Che... Ah, ci sono dei semi pure! Di questo è wheat, grano boh, pigliamo, buono a casa.
C'è pure una zucca. Qua che hai fatto? Hai aperto. Hai aperto tu. Cosa? Hai aperto tu queste leve? Sì, le ho già tirate. Accendono la luce di glowstone che c'è sul soffitto. Ah, beh, allora. Come se la luce servisse a qualcosa in questi dungeon. Allora, andiamo di qua che ci sono già i ragni che rompono le scatole. Oh, cacchio. Sì, sono ragnetti piccoli, non fanno tanto danno, okay. Non ti preoccupare. L'unica cosa è riuscire a rompergli lo spawner così. Eh sì, l'unica cosa è riuscire a vederci. Perché se la pigliano con te? Tra l'altro, volendo, puoi mettergli una torcia sopra lo spawner così. Sì, così non spawna più lo spawn e poi li puoi usare per farmare. Infatti, se troviamo Di Minotauri non sarebbe male, perché ti droppano i quarti di cuore e quindi puoi farti delle vite aggiuntive. Sì, e oltre a quello, se troviamo altri spawner interessanti, teniamoli, perché così ci facciamo il mob spawner. Oh, qua c'è ancora un ragno. Ma da cazzo! Ok, è morto. Allora, ora che però... Aspetta, qui c'è una chest. È mai vuota. Vuota, ho già guardato. Che merda. Ora che ci penso bene, però, non conviene stare a questo livello. Perché? Dobbiamo scendere ancora più giù. Perché mi sono ricordato adesso che le chest del primo livello sono quasi sempre vuote. Ah, quindi non bisogna scendere... esatto, bisogna scendere al secondo. Però ragazzi, io mi sono fatto 10 pezzi di Iron Bars, che ora verifico, ma dovrei poterle sciogliere. Pondere anche quelle. Ne ho una anch'io. Dovrei poterle sciogliere. Nella fonderia me li fa mettere, però non mi dice da altre parti, porca miseria. Ah, però sono utili per fare i fan. Quindi va bene, perché era un mio progetto quello di farlo. Comunque poi proveremo a mettere nella fonderia della terrafirma craft per vedere che cosa succede. Sei tu non questo? Male. Ah, sì, sei tu. Sì, sì, sono io. Ok. Piazza, allora scendiamo ancora più giù. Almeno... vediamo dove sto. Io qui ci avevo fatto la mia base. Secondo livello. Cioè, ti sei fatto la base in mezzo ai mob? Sì. Allora, due secchi di legno. Una sella, tanti cavalli non si trovano. Empty Antique Atlas, tra l'altro c'è una quest nel primo. Ma che cos'è sto Empty Antique Atlas? È un atlante che se lo attivi ti crea una mappa del mondo al suo interno. Un atlante, come quelli geografici classici. Ma perché è tonda? Perché cosa è tonda, la mappa? Sì. Perché si... Ah, ma si aggiorna! Man mano che ti muovi. Se vabbè, ciao ragazzi. Tra l'altro, ciao. Qua ci sono, in questo dungeon, anche le torce di Minecraft Vanilla. Che rispetto a quelle della terrafirma non si spengono. E se vuoi... Veramente? Aspetta, trovato una fornace? Ma come una fornace? Sì, ma non la fornace di Minecraft. Lo so, ma non funzionano. Non funzionano. Sei sicuro? Io provo. A meno che non abbiano cambiato nelle ultime patch, ma in quelle prima non funzionano. A meno che non hai ribuggato tu. Ah, anche, visto che purtroppo... Allora, che cosa ti posso mettere come... C'hai del combustibile? 8 di coal. Guarda. Dai, mettigli il coal, vediamo se va. Dove sei? Qua. Ok, eccomi qui. Vedi che non va. Aspetta, ma magari bisogna accenderla. Hai un accendino? No, non funziona. No, ragazzi, non funziona. Non funziona. Può funzionare per magari farci qualche crafting, ma non per altro. Sì, infatti. Però vedendo così cosa c'è nelle chest, ti direi carrot. Che abbiamo trovato la torre sfigata, eh. Fa schifo? Sì. Stiamo trovando un granché di roba utile. Comunque qua avete visto ragazzi, c'erano altri due atlanti, che non ce ne facciamo niente, una corda, armor shard, dei semini. Però noi qui siamo in cerca di armi e armature. Sì, non è la torre giusta purtroppo. Perché sennò si iniziano già a trovare. Si trovano subito nel secondo livello, sì. E allora andiamo a trovare un'altra torre. Abbiamo un'altra torre, sì. Sì, 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 sì. Torre numero 2 ragazzi, siamo nella seconda torre, sempre a livello 2. Però mi sa che ci è andata male, perché vedo gli stessi item dell'altra. Vabbè, io intanto mi fotto native copper, granite, sta roba che mi posso fottere, io me la fotto. Quindi. Ah sì, sì, tutto fa brodo. Tutto è fottibile. Diciamo che c'è anche il livello 3, il livello 4 e forse anche il livello 5 in questi dungeon. Io non mi ci sono mai spinto, Alexander, però so che ci sono. Hai visto che cazzo ci abbiamo intorno?
Sì, lo so, è perché oh, altro copper. Mostra un sacco di roba attorno. Per fortuna, grosso delle volte non sono insieme a te questi mostri. Meno male, se no avevamo un problema. E... comunque sì, siamo di nuovo in una torre dove trovi solo copper, cespugli di vedi. Oh, di c'è una leather water sack, ti interessa? Ah no, te l'avevo craftata. Ok, dei bush. Beh ragazzi, però questa è un pochino, è leggermente più utile dell'altra. Almeno. Che cos'è? No! Burnative copper grezzo. Dai, cioè, siamo stati proprio sculati. Qua c'è una scala per andare di sopra, ma direi che tanto di sopra. No, cioè non ci posso credere, stiamo trovando il native copper così. Ah, qua? Ma qua, davvero? Guarda, lo sto scavando. Non l'ho visto. Guarda che roba. Guarda. Ragazzi, ma vi rendete conto che questo sta con lo scudo? Ma il bello è che con l'alabarda gli vai a rompere pure questi scudi, queste cose qua. Ma senti i rumori che fanno. Sì. Maledizione. Ok, di qua non possono più venire. Namo. Ragazzi, stiamo andando verso il terzo livello. Alex ha detto, sei sicuro di fare questa follia? Sì, io non ci sono ancora mai sceso al terzo. Comunque, riolite, che tipo di roccia è? Cioè, si può fare il flux con la riolite? No, non mi sembra. Maledizione. Io sento rumori strani, mamma! Perché siamo circondati, oh mio Dio, da mob a tutti. Oh mio Dio, che cos'è? Guarda che crescono l'erba del Nether! Okay, ah, questa è tutta Netherrack! Siamo messi malissimo, paura. Oh, lì c'è c'è del minerale lì però. Ho capito. Oh cazzo, ma... che cos'è? Che cos'è quella roba? Cos'è? Oh cazzo! Oddio. Chi siete? Ah! Nether School. Cos'è il Nether? No, ti ho ammazzato io. Ti ho ammazzato io, maledizione. Oh cazzo! Aiuto! Ma perché sono sceso? No, no, li ammazzerò. Li ammazzerò da dietro l'angolo. Madonna. Mi hai ucciso tu. Sì, infatti. La sto ammazzando. No, non mi uccido, non mi uccido, non mi uccido. Dai, dai, muori, muori, muori. Devo venire lì? Cazzo, no! No, non vengo più. Va bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video, se vi piace che andiamo io e Alexander a cercare armatura in sta cazzo giusta. Di torre. No, questa non era quella giusta. Fatemelo sapere nei commenti, commentate, lasciate un like e condividete. Se siete arrivati fino qui, scrivete hashtag il terzo piano. E vi ricordo di passare dal canale di Alexander, Dario, Francesco. Inventatevi voi un nome, perché questo ragazzo ne ha troppi. E per vedere quello che combina anche lui. Ci vediamo nel prossimo video. Saluta Alex. Ciao ciao. Ciao a tutti.